La Pinacoteca Comunale di Faenza ha ospitato ieri pomeriggio la presentazione della mostra Giovanni Romagnoli, L'Eterna Giovinezza del Colore 1893-1976, in corso fino all'11 febbraio nella Sala d'Ercole, Manica Lunga e Sala Farnese di Palazzo D'Accursio a Bologna. In Pinacoteca una serata dedicata a Romagnoli. Di chi si tratta? Beh, allora, Giovanni Romagnoli è un artista di origini faentine che ha lavorato a Bologna poi nel corso di tutta la sua vita. È un artista di inizi Novecento, quindi nasce nel 1893 e muore nel 1976. Questa conferenza è l'occasione per presentare la mostra che è attualmente a Bologna, in Palazzo D'Accursio, sino all'11 febbraio. La mostra è a ingresso gratuito ed è dalle 10 alle 18.30 aperta tutti i giorni. Quindi un po' comunque una figura importante per la nostra città. Esattamente che cosa ha fatto lui? Allora, lui è stato pittore, è stato anche scultore, ci sono anche molte opere di grafica, quindi disegni, e anche poi grazie a un ricco repertorio di lettere private è stato possibile anche ricostruire la persona, appunto, Giovanni Romagnoli, non solo come artista ma anche il suo lato umano, e tutte queste lettere le trovate anche esposte e presenti alla mostra a Bologna. E per che cosa viene ricordato? Cioè, che cos'è che lo ha reso famoso? Beh, l'ha reso famoso il fatto di essere andato, diciamo, contro tendenza, nel senso che non si è abbandonato a seguire le avanguardie o comunque una pittura battagliera, ma è rimasto comunque sempre fedele a se stesso, un linguaggio, una raffigurazioni morbide, soprattutto figure femminili, nature morte, ed è una pittura estremamente piacevole, e tant'è che infatti nelle sue rappresentazioni non c'è mai un turbamento, un senso di ansia, ma è una pittura estremamente piacevole e gioiosa. Francesca, diretta per Faenza Web TV.